Io merch, dove potete comprare le magliette, le borracce o il cappellino. Trovate tutte le info sotto al canale. E adesso ci abbiamo il video dei Ventlement, che sono 200 pasticcini challenge, va bene. Ora, no, 69! Cosa è successo? Sto spaccando una sedia! Chiedo scusa! Cosa è successo? Perché Merluzzo è volato? Cosa è successo? Aspetta che sistemo la cabina intanto. Perché sa cosa succede? Ora, no, 69! Si è spaccato una sedia! Ma scusa, ma... cosa è successo? Chiedo scusa, ragazzi, chiedo scusa. Buongiorno Ninja da Tavola e benvenuti in un nuovo video, e questa volta benvenuti in una Gentleman Challenge. Detto questo, volevo ricordarvi e ringraziare lo sponsor, che questo video è sponsorizzato da Surfshark VPN. Ma se volete sapere cos'è, restate connessi. Oggi mi trovo qui con il Duca Merluzzo, il principino, chiamiamolo così, Murri di X Murri. Io c'ho anche fame. Per una vendetta, perché dopo la tremenda sconfitta di un anno fa a Palermo mi ha fatto brutta figura, effettivamente. Oggi sono qui a sfidare i signori con ben 200 pasticcini che mi sono stati gentilmente offerti dalla pasticceria Pozzetto, che si trova a Cittadella in provincia di Padova, di cui ringraziamo. Oltretutto volevo dire una cosa, signor Merluzzo. Ce la dica. La pasticceria Pozzetto, sapendo che lei è intollerante al lattosio, le ha facilitato questa challenge, esatto, facendoli... Ah, intollerante al lattosio il Merluzzo, non lo sapevo. No, sì, ma che io verso sto Masangri, ma sei fuori? Ma lui mangia 3 kg di roba, ma io come faccio? Esattamente 50 pasticcini. Questi 50, perché giustamente sono 50, 50, 100. Io comunque mi sono premunito con questa... Questa... Oh, ti prego, basta! Ma che palle la pubblicità della Monti! Ma che palle, porchetta! Grazie per i semi, troppo bravo. Cos'è, una droga? La droga? Non è droga. È un ecstasy che si prende prima delle food challenge. Dice Thomas che aiuta a digerire il lattosio. E se lo dice Thomas, in caso dovessi aiutare. Sarà gli enzimi per il lattosio, non è... Ci sta, voglio dire. Parti, perché tu non ce la fai con i tuoi 50. La prendo adesso? Sì, prendi pure l'anti-lattosio e non ha niente al lattosio. L'altra volta avevamo un giudice. Sì, infatti non dovremmo essere 4. Di solito i gentlemen sono 4. Infatti. C'è nato un giudice? Gentleman. Gentleman. Ah, ecco perché forse dobbiamo chiamarli tutti in coro. Come si chiama? Gentleman! Ah, eccolo qui! Che enormità! For gentlemen are here! Dove sono? Azienda agricola? Ebbene sì, la sua pienezza. Come lo scorso anno sono qui, in veste di giudice, a far le veci di colui che prenderà il dominio della situazione mentre voi belve vi nutrite e mangiate fame, tutto quindi... questo ben di Dio, eh? Grazie per aver pensato al dennuccio vostro. Si beh, io... che dire, caro Thomas, che dire, se tu ci dessi via, è lei il direttore. Noi potessimo partire? Beh, ma prima di partire, signori miei, che cazzo la metto la camera? Sono le solite prassi di rispettare. No, diccele. Allora, la prima è quella di lasciare le calorie totali, i valori nutrizionali totali di questi 200 pasticcini proprio qui sopra, in modo tale che possiate vedere quanto calorifica è e glicemica. Perché su di me le calorie totali? 22.000 calorie! Marta, porca troia! 22.000 calorie! Perché vi copro, siete brutti. Brutto, vai. Sei brutto. Seconda prassi è quella di spoilerare questa piccola challenge su Instagram. Su? Che è un nuovo social allora, network. Allora, se tu non sai parlare, nato... non sai parlare l'inglese, è gentlemen che navigano su Instagram. Guarda, Thomas, io so che la prassi è prassi e va rispettata, però ci siamo anche un po' sfrantumati. Di aspettare e inizierei con la challenge. Vabbè, allora salto questa prassi, ma l'ultima no, me la lascio dire, raga, che dai, è quella qua. Di ricordarvi di non replicare no, le nostre pazze challenge qua. A casa. Quindi Ninja da Tavola, 2, 3, disattiva! Che dai. Potrebbe essere veramente pericoloso. Dico la scarsa di cibo, per avanti, no? Per accompagnare il tutto, abbiamo del decaffeinato caffè. Questo perché? Perché vi aiuterà, vi semplificherà la challenge. Ci inamarisce la bocca. Però io, volendo semplificare la vostra challenge, andrò a zuccherare il mio decaffeinato. Ah, si rema contro. Si mette un deficit. Sì, anche perché troppi zuccheri dopo fa venire i crampi. Come direbbe Thomas, un... deficiente. No, un deficit. Di solito dici così. Un deficit. Thomas, se lei mi dà l'incarico finale, sarò pronto a dare il via. E certo, ci mancherebbe. Ah, so refreshing! È caldo. Oh, so burning!
ancora meglio. Mangiamo, c***o. L'unica cosa che mi sento di consigliare ai nostri amici è quella di sbracciarci un po'. Non sarà elegante, ma dobbiamo girare 84 video. E siamo pronti? Mi raccomando, lo scorso anno è stata dura, ma confido in voi. Il terreno di battaglia è cambiato, non più salato, ma bensì dolce. Non so, dovrebbe quanti ne mangerei di pasticceri come un io, però... pomodoro. Dolce. Il pomodoro è liscio perché non ha pelo. Thomas, a te non serve che io dica nulla. Facciamo partire il timer. 3... 2, ne mangerei 1, parecchi, però inizio non so alla quanti. Sfida, il timer è partito. Ad ufficializzare il tutto vi è appunto il timer che il nostro regista metterà dopo in sovraimpressione. Se mi permette, OMG, amazing! Gli ha volato la crema, gli ha volato la crema in avanti. Il regista metterà dopo in sovraimpressione. Se mi permette, OMG, amazing! Amazing. Super amazing, buon Thomas, mettiamo qua il suo timer. Questo che gusto è, buon amico mio? Mamma quanto è bello. No, sono buoni, Questo è il tiramisù. Thomas è già a 15 probabilmente. Mollica o zenza mollica? Zenza con mollica. Tra voi siete a 1. Due. Il problema non è mangiarli ma dopo. Ma sai che io tanto digerisco anche i sassi, il dopo non sarebbe un problema, proprio zero. Cioè, io mi son bevuto, io mi vado a comprare dalle macchinette in provincia, mi compro il latte crudo e me ne bevo un litro e... non mi fa niente, non so perché devo avere uno stomaco strano, ma me l'ha detto anche la mia dietologa dopo il test genetico, uno stomaco strano, digerisco anche i sassi, quindi... Due. Caspiterina. Ma mastica c***o, ingurgita e basta. Lui non mangia, beve. Cherry per curiosità quanto è già Thomas? È già a 8, voi state dormendo miei cari. Ah, 5, non male Maurizio, non male. 3 invece per il nostro Murri. E lo picco. I nostri fedelissimi che ci hanno seguito in queste avventure ricorderanno l'umiliazione subita. È umiliazione adesso. Umiliazione. Voi avevate il medesimo peso di parmigiana di Thomas. Lui la beve in 8 secondi. Voi schifo, ma... ci metteste quasi 20 minuti. Che bello quando parli al passato remoto. Una voglia di tornare a scuola. Poi mi ricordo che ci ho messo 6 anni a laurearmi e mi passò la voglia. Giustamente. Ma l'importante è esserci riusciti. Tasia magna. Quello che avete visto è il bellissimo mondo di Thomas Angry. Quanto siamo, Cherry? Mi faccia vedere il contatore. Siamo a 21. Il truffatore ha fatto finta di colpire un'amica di mia madre con la macchina e voleva dei contanti senza mettere in mezzo nessun avvocato. Questa amica è salita in macchina con lui che l'ha portata ad un bancomat e gli ha dato 600 euro. Ah, così? Ma consulta sempre l'avvocato, che è meglio le cose fatte così. Grazie per il cibo, tira. Vabbè, io mi faccio un caffè. Fatti il caffè. Chiedo anche a Michele di ragguagliarmi su quella che è la numerazione. 7. 7. Vabbè, ma Thomas, ma che schifo! Ma che... Scarface, che cazzo è? Cocaina! Ma dai, ma scusa! Ragguagliarmi su quella che... Guarda Tony Montana con la cocaina! È la numerazione. 7. 7. Ma dai, ma che cazzo! Thomas è già tipo a 30, lei è a 7. Mi aspettavo un 10, in realtà no, 7. Lei è a? 14. Lui è a 14, sta volando. Sta inseguendo Thomas come fosse 7 quasi... 7 meglio di 6. 7 meglio di 6, certo. È come il bambino che quando torna a scuola gli dice alla mamma: mamma, come è andata? È andata benissimo, oggi non ho preso la nota. Quindi lui è così. Come è andato il compito? Benissimo, mamma, ho preso 6, l'altra volta 4, quindi è comunque contenta. Sei Thomas veramente. Alla vita boia, di Murri, cioè... mi sembra che sia un continuo accettarsi. Mi fa male il cuore. Mi fa male il cuore. Che palle! Ma che cazzo? Ma quanto ha speso la Mutti per fare le pubblicità? Già. Santissimo Dio. Sarola. Lo scarico diretto di Thomas. È come un Abarth. Gli passi dietro. Quanto siamo? 27. Stiamo raggiungendo i 30. Questo è il mio 18. In 4 minuti. Ragazzi, 4 10. Minuti. Sono 10, applauso. Grandissimo Murri. Mica un po' lento Murri, 10 pasticcini in 4 minuti e mezzo. C'è un po' lentino, Murri. Regia, guarda sto canale, un bel focus. Tu hai evitato di farmi cadere del lattolo. Canolino. Ecco, visto quanto è durato poco la tua festa, lui subito ha dovuto rubarti il tuo decimo compleanno. Questo come sembra un cioccolato fondente. Questo mi sa che è Sacher. Sacher? Descrivimelo. Fai vivere l'esperienza ai tuoi spettatori. È Sacher. Non sono amante del Sacher. Ma il Sacher è fondente o è dolce? C'è quella combinazione fra il cioccolato e il bicocca che
Ok, non mi ha voluto rispondere. Perfetto, continuiamo con la vostra avventura. Non ti ho chiesto se è dolce o amaro, ti ho chiesto se è fondente o al latte. Fondente. Fondente, finalmente, grazie. Tu che sei della Sicilia, questo come lo chiami? M***a. Esatto. Come tutto il resto. Come tutto il resto. Il buon Sharif, grazie per i due. Intanto il buon Merluzzo probabilmente è già 22, che non so per quale strana ragione, ma credo che sia più del doppio di 10. A quanto è lui? 11. 22, il doppio. Molto bene. Con cosa sta andando questo? Ah, il caffè. Quelli piccoli. Quello piccolo mi mangio. Se non mi fai ridere, riesco no, a mangiare. No, chiedo scusa. Quanto è buono. Porca miseria, è sputacchiato. No, non ha sputacchiato niente. Ho sparso un po' di caffè e cioccolato nei pasticcini, quindi nulla cambia. Non sarà di certo la saliva del nostro Giorgio a macchiare l'esperienza. Vuole un colpetto sulla schiena? Un attimo di pausa, il concorrente sta vivendo un imbarazzo, mi facendo di far silenzio. Il problema è che io sono non solo il giudice ma anche il conduttore. Chiedo ma scusa. Che problema c'hai? Ne ha svariati. Puoi sceglierne uno e imputarlo. Certo. Mi fai ridere. Ho sputato e mi è uscito la caccola. Che schifo. Guarda la faccia di Merluzzo. Guarda la faccia. Che schifo. Che visione idilliaca. Guarda, devi avere pazienza, ti offro una pazientina. Si chiama pazientina? Sì. Che bello. A quanto siamo, Thomas Prime, Miraguagli? 40. 40. La gallina canta. Invece Murri? 13. L'ultima volta che ho chiesto eri a 11. Cavolo. Allora passiamo a Maurizio, che è stato un po' trascurato dal mio verbo. 26. Chiudi la porta se ci sei. Non è affatto male, è un numero potente. Vogliamo anche ricordare del nostro sponsor, Thomas. Grazie al nostro sponsor Surfshark VPN. È qui che non riusciva a dirlo, diceva Street Shark. E tu te lo stai chiedendo, che cos'è Surfshark? Ha un nome bellissimo. Vi permette di navigare al sicuro senza che nessuno si appropri dei vostri dati sensibili. È un'app, si può scaricare non solo nello smartphone ma anche nella Smart TV. E che cosa me ne faccio, ti chiederai? Perché nella Smart TV ti permetterà di guardare anche tutto il catalogo estero comodamente seduto nel divano. Netflix, Disney Plus. E con il codice sconto gentleman avete lo sconto. Lo zucchero ti rende allegro, ma guarda che è vero, lo zucchero ti dà un sacco di euforia, perché tutta l'energia che ti dà, e poi i dolci rilasciano anche un sacco di dopamina. Difatti c'è un motivo se gli zuccheri creano dipendenza, perché gli zuccheri, specialmente la cioccolata, anche rilascia tipo dopamina, che sono ormoni della felicità e della soddisfazione. Quindi diventi dipendente dagli zuccheri dopo un po'. Conto dell'83% e non solo, anche 3 mesi di prova gratuita. Caspiterina, link in descrizione, clicca e abusane. Torniamo a noi, vabbè. Che comunque Thomas fai veramente schifo. Sì, concordo. Slacciamo un attimo, un po' di abbondanza. Un piccolo massaggio. Oh! Thomas, li ha finiti tutti! Zitta! Allora, intanto non ti permettere di usare quel tono e dire oh, non sono cani, non sono bestie, ok? Questo che gusto avrà? Sembra un uovo. Fallo vedere alla camera. Questo sembra un... una mi... Quanto stai, Gio? 19. Un attimo di rallentamento, il nostro piccolo Giorgio si è fermato a 19. Ma Merluzzo sta morendo! Poverino! Guarda Merluzzo, non ne può più! Un numero. Aspetta, misero. Mi tolgo la giacca, che è quella che mi dà fastidio. Sì, credo anch'io, è colpa della giacca. Dopodiché portami a casa. Ma è pesante, raga, è pesante. Guarda che se non hai comunque, se non hai uno stomaco molto forte, guarda che tutti quegli zuccheri, quelli che ho, i carboidrati, raga, pesano, merda, ti rincoglioniscono di brutto, un eccesso di zuccheri, dipende che eccesso, perché c'è un limite di zuccheri che tu puoi ingerire, in effetti, perché comunque tu non è che puoi ingerire 4 kg. Però se mangi troppi zuccheri possono venirti anche i crampi ai muscoli, ti possono venire dei crampi, poi comunque ti rincoglionisci tantissimo. Cioè, mangiare tutte queste cose qui ti rincoglionisce di brutto, raga. Ti appesantisce. Cioè, guarda, il Merluzzo è in uno stato di catalessi. Cioè. Casa almeno un 20. Io voglio Danny come motivatore di vita. Se ci fosse stato Danny nella mia vita, mi sarei laureato, raga, in tempo. E mia madre mi vorrebbe ancora bene. Samu, grazie per il 3. Stavo tirando la camicia al posto della giacca, chiedo scusa. E allora? Anubrus, grazie per il 5. Tu per fare Badino. Io ho uno sto a 20. Me era 40 pasticcini.
Sceglilo bene. Deve essere goloso. No, deve essere bello. È come te, pazzerello. Prova. Questo con la frutta. Mandarina. Quella con la mandarina, sì. Con la mandarina. Mandarina è femmina. Mandarina è fragola. Fragolo. Fragolo, hai ragione. Invece l'arancina è l'arancino. Mandarina, mandarina. Faccio finta di non aver visto nulla. Abbiamo perso un piccolo pezzo, non disturbarlo, è un momento molto delicato per lui. E siamo a 20, ragazzi. 20. Comunque, secondo me lo sta contando bene. 20 tu? 40. 40. Ma non riesce neanche a rispondere il Merlo. 38, 38 sono io. Porca, ma com'è che arriva da 67? 68. Quelli con la frutta rinfrescano, no? Sì, visto che è la mandarina. Con la kiwa. Con la kiwa, bravo. Con la kiwa. No, sta kiwa. Kiwe. Perché kiwi è plurale, quindi kiwe. 16 minuti e boh, sono già morbido. Dai ragazzi, dai. A quanto sei tu? Sta per mangiare il 70. Ecco, quindi sono a 69. Quasi quasi mi fermerei. Attenzione ragazzi. Sta per mangiare. Fermi, fermi. Scusa, ora intervengo io. Sta per mangiare il 70 e lui ha detto quindi sono a ora. No. 69. Oddio. Si è spaccato una sedia! Chiedo scusa, ragazzi, chiedo scusa, ma probabilmente questi 40 pasticcini hanno inficiato nel peso del concorrente. Mi sono fatto un male cane! Ti diamo una mano, questa è TV Verità, non sospendiamo niente. 40 pasticcini hanno un peso effettivo. Mi sono fatto malissimo. Stavo venendo io a dire, oh c***o, sedia. Ma la disintegrata! Ti ho detto un po' tardi. Facciamo vedere. Al minuto 17, perché giustamente porta sfortuna, io ho sentito Maurizio è ceduto. Io ho sentito scrocrocro. Chiedo per cortesia di ritornare sul discorso che stava facendo Maurizio. Sta per mangiare il 70, quindi sono a 69. Sono a 69. Ma porca puttana, lo chiedi? Riprendiamo un attimo le redini della situazione. Lasciamo il concorrente riposarsi un attimo. Ha avuto davvero un sinistro non indifferente. Il dolore a destra è palese. Quanto sono? Quanto sono? Sfinciona. 22. Ma in totale quanti sono? Thomas è a 70. 62. Siamo a 62, non siamo poi così lontani dall'inseguire appunto sì, Thomas. Facciamo ripartire il tempo. Ma che tanto lui è come se non avesse mangiato niente. Come no? Come sei no? Comagnato. Cosa stai dicendo? Non mettergli in bocca cose che non sono. Era un complimento. Buono bignè. Com'è buono? È vuoto o pieno dentro? È pieno di crema, facciamolo vedere in telecamera. Sai che apprezza Thomas queste cose? Che bello in telecamera. Amazing. Ma perché? Ma vai a spargere lattosio. Perso una caloria? Per favore. Fagli a spargere lattosio. Non perdere calorie. È stata una cosa disgustosa. Mai mi sono sentito così schifato da un uomo. Grazie Thomas, mi fai raggiungere sempre delle soglie piuttosto elevate per quanto riguarda l'intolleranza. Ma se la frutta rinfrescano davvero, santa sì. È la mandarina. Ok, buono. Anche Murri sta cominciando ad accusare, guardalo, guardalo. Murri comincia a accusare. Tutto ok? No, comincia a accusare Murri, comincia a accusare parecchio. Guarda un ictus, ragazzi. Vuoi che ti prendo qualcosa da bere? Vuoi un... Posso chiedere un caffè caldo, grazie? Siamo a bere... Sì, ad un... Senza questo, con questo 25. Con questo qui 24. Che c***o conti prima che mangio? Comincio ad avere anch'io caldo, mi unisco alla coppia, 25esimo, abbiamo già un caffettino, grazie mille, è molto gentile, è rinfrescante. Anche a me è caffeinato però. Posso chiederti di chiedere sempre per cortesia o per favore, non è uno schiavo, non è, no, no, quell'essere è una persona, ha una famiglia, ha anche 4 figli, ok? E fatica a mantenerli. E a loro volta ne hanno 4. Sì, e a loro volta hanno 4 figli. E quando per 4? Fa 16. Sei un virus. Oh, spincione, segna, minchia. Quindi a quanto state? 76. E io? 84. Fammi un massaggio, Danny. Siamo ancora competitivi. Fammi un massaggio. Siamo ancora competitivi. Dai, ce la potete fare. La mia ragazza non li fa così bene. Ma mi fa ridere che Thomas non sta accusando un cazzo. Cioè, Thomas ha mangiato 74 pasticcini. Non sta accusando un cazzo. Oh, ma raga, ma sapete quanti sono 74? 84 pasticcini! Ma raga, ma sono un botto! Cosa?
i massaggi. Ah, okay. Il mandarino veramente aveva 84, scusa. Infatti a me, io ero bloccato a 38, sono riuscito ad arrivare a 44 con la frutta. Questi qua sono sdegnosissimi adesso. Cosa vuol dire sdegnoso? Sdegnoso? Stai forse insultando la pasticceria che ce li ha offerti? No, assolutamente. Stai forse accusando e o rimproverando la frutta? Vabbè, mangio. Compa, non ce la faccio. Vai. Fa il numero. Questo c'ha il fragolo. Sta andando giù, un piccolo colpetto. Guardi, ma cosa, cosa sono ragnatele? Ma ha visto? Alle ragnatele! Cioè, ma come si è conciato, buon Thomas? Ma chi sei, l'uomo focaccina? Polvere. Non è polvere. Polvere! Non zucchero filato, è polvere! Polvere, cioè, non eri in un armadio. Miseramente vuota la parte di Thomas, una strage di fogliettini, di incarti. Ci sono anche i miei. Ci sono anche i tuoi 10, hai ragione. E questo è un'esperienza da vivere. Vedi, questo è stato proprio. Che cosa sta facendo? Cioè, ma sei proprio. Ma, no! Aiuto, mi protegga! Regia, sì, praticamente mi ho polverizzato. Ma scassola! Ehi, Nemo! Il 30° devo mangiare. Io sto aspettando che mi si rompa di nuovo la sedia per cadere. Ma questo lungo non è buono, mi sembra leggero. Ma è lungo. Cioè, io voglio mangiare cose piccole. Piccoline. Perché così mi inchiommo di meno. Questo è piccolino. Un babà fa schifo. Mi inchiommo. No, schifo. Oh. A me non piace. Puoi dire a me non piace o adesso mi stumaca. Dai, segna il 30, 30, segna il 30 e siamo a 30. Non è affatto un risultato maligno. Quanto sono certi con questa? Con quello lì 90. Quasi, io con l'ultimo pasticcino chiuderei questa challenge perché tanto non vale la pena sporcarsi. Sì. 45. E con l'ultimo pasticcino dichiaro conclusa questa challenge. Ahimè. 90. Stravinta. Ok, scusa, volevo fare un attimo di suspense. Niente, Thomas, sei imbattibile, ragazzi. 27 minuti e 33. Siamo a 90 e 75 invece. 90 pasticcini, madonna, ragazzi. Ma non ha uno stomaco, c'ha un buco nero. 90 pasticcini, ma che cazzo è? Per la coppia Maurizio Merluzzo e X Murri, 75 versus 90 non è affatto male. Ma io sono male. Se tu ne mangiai quante ne mangiavo io, eravamo 90 pari. Sì, eravate 90 pari. Vabbè, in Veneto si dice se mia nonna l'avesse a ruete. Era una carriola. Mi ha imparato il dialetto. Tutta Italia, Thomas, santo Dio. Che non male, non ma male. Sì, se mia nonna aveva il ruota era una carriola. E se mio nonno c'aveva i cingoli era un carro armato. Posso dire una cosa, Thomas? Io adoro fare le sfide contro di te, però non è che ogni volta posso perdere colpa sua. Mi stai dicendo che sono l'elemento debole del gruppo? No. Elemento debole? Debole e basta. Debole e basta. Pensavo mi stesse dando uno schiaffo in faccia che nemmeno mio padre. Mai mi permetterei di sfiorarla, neanche con un fiore. Lei per me è una persona molto importante, la vedo quasi come se fosse il mio figlioccio. Pensavo il cane. Il cane. Anche il cane, vabbè, basta che non mi picchi. No, perché? C'è un pelo. No, è un pelo. Barba quella. C'è un pelo, ma. Strappato. Che dite? Direi di chiudere coi video perché. Ma diciamo che chiudere coi video in generale, proprio basta fa video. Basta? Chiuso? No? No. Perché questo sarà uno dei tanti video che usciranno. Ma non dire a me, dillo a loro. Infatti lo sto dicendo a loro. Oh, vedi ogni volta quelle persone che mi interrompono. Persone, passanti. Stavo dicendo che questo sarà uno dei tanti video che vedrete in questa collaborazione tra i Gentlemen con la T finale per vedere più su T. Quindi se volete vedere il restante dei video vi invito a scrivervi ovviamente come sempre. Ma guarda, i poveretti non stanno capendo un cazzo, sono in coma cerebrale, cioè sono uno più storto dell'altro. Il canale del Duca de Merluz, Maurizio Merluzzo, il signor questo principino X Murri. 2047, sì, c'è anche la Sushi Challenge, raga. Oh. Cos'era? Il loop. Oh. Mi scusi. La madonna. Buongiorno. Madonna, c'ho voglia anch'io di sushi. Inge la tavola e benvenuti in un nuovo video. E ovviamente benvenuti in una Gentleman's Challenge. E sapete perché ho detto Gentleman's? Perché mi sono preso la briga di studiare l'inglese. Ho imparato il plurale. Ci vuole l'S. Sì. E per festeggiare questo mio traguardo, qui di fronte a me abbiamo esattamente 500 pezzi di sushi e uniremo le forze per distruggere questa volta. Io, il conte e il principe la sfideremo, mio caro Paroni. Quindi questo sarà un 3 contro 1, mi stai dicendo, esatto. Duca? E per una volta lo diremo noi.
Amazing! Tra l'altro io questa sera sono a favore del principe Murri, lo sa? Come perché mai? Sono prosecco. Ah! Detto ciò, signori miei, prima di cominciare come sempre questa buffata di sushi, vi lascio le carte totali e i balloni intercettali totali di questa scompacciata di barche e ponti proprio qui sopra. In modo... 25.000 kilocalorie, Dio cristissimo, 40.000 di sodio, ma sei fuori, ma ti viene un infarto. Ma... totale che possiate vedere quanto calorificare questa nuova food challenge. E ricordiamo che a casa, cosa molto importante, di non replicare le nostre pazze food challenge. Va bene, la muti. Basta che mi fai vedere il gelato della gente che si sborra, va bene, la muti. Challenge appunto, quindi ninja la tavola, don 3, dis e tom! Yeah! Perché potrebbe essere veramente pericoloso per la vostra salute. Vogliamo ricordare una cosa ancora più importante, ovvero che questo video è sponsorizzato da IRAP, la speciale borraccia con la quale potrete aromatizzare la vostra acqua. Non è male la IRAP, io l'ho provata, me l'hanno fatta provare al Torino Comics. Non è malaccio, ti dico la verità, perché funziona. Ma allora, sai, non è un succo. Cioè, perché non ti immaginare di berti un succo di frutta, perché non è assolutamente un succo di frutta. Però, no, nuovo sponsor, ma guarda, potenzialmente potrebbe diventarlo, per adesso no però. Io l'ho provato e devo dire, è acqua che ha un leggero aroma di frutta, tipo mango, arancia, non è come un succo, è acqua aromatizzata, cioè è come acqua, però senti un leggero aroma di frutta dietro, un retrogusto di frutta, non è un succo di frutta, però non è cattiva, cioè è buona, la bevi con più gusto, non è malaccio. In svariate tipologie di gusti diversi. Cin. No, non è malaccio, Chon. È aromatizzata. Chan. Gabriel, grazie per la salma, non te la bello male, palatino. So refreshing. L'ha fregata. L'ha fregato. Ma Barone, come mai il Duco si è già appropriato di una sostanza inebriante e noi ne siamo sprovvisti? Vogliamo del bianco per il principe e anche per il sottoscritto. Lei cosa beve? IRAP, perché sono astemio. Perfetto. This rock is a monster and I know. Direi un brindisi cordiale a noi gentiluomini. Ah, caspita. Prego, lei conto? Sì, tra l'altro funziona con l'olfatto. Se togli il tappino sopra non senti più niente, funziona con l'olfatto. Lui sì. Paga il conto. Io mi terrei anche un tempo illimitato. È partito, credo. E allora via! Ah, lei va così con le mani. Oh, Barone contro plebei. Quindi amazing. Come va Barone? È di suo gradimento? Molto buono. Complimenti qui al ristorante. È una nuova rubrica che lancerò prossimamente nel mio canale. Che si chiama? Chiama. Qui al ristorante. Bello come nome. La prossima volta devo trovare il nome. Qui al ristorante. Bello come nome. La prossima volta devo trovare il nome per una serie, la chiamo. Importante è che non mi chiami. Se rinuncia, grazie per gli 8, mi trovo per amare, palatina. Ma cosa avete fatto in questa annata dove non ci siamo visti, signori miei? Siamo stati così bene lontano da lei, Barone. Conte, risponda lei per primo. Stavo cercando qualcosa di carino da dire, ma ogni volta che lo fisso negli occhi è un'emozione sempre so refreshing. Mi può salutare la mia mamma amazing? Visto certo, che lei certo. Fan. A che ora guarda i video di solito? In modo da registrare il saluto. Buonasera, buongiorno. Ah, ma questo non lo guarda, sa perché? Perché lei non appare. Signora Amazing, non va bene, bisogna sempre tifare per il proprio figliolo. Signora nonostante Amazing. I disturbi che esso. La cosa più soddisfacente di queste food challenge è guardare la troupe che ci guarda come se fosse uno stuolo di zombie, ma noi continuiamo imperterriti e ce ne sbattiamo il capo. Attenzione, principe. Perché? Perché chi troupe vuole nulla stringe. Vorrei morire. Cosa è successo? I sfidanti hanno raggiunto i 50 pezzi di sud. Davvero? Ma sì, mio Dio! Ho una notizia per voi, è giunto l'ora di giocare il mio asso nella manica. Cioè? Ti faccio entrare l'ingrediente segreto! Che cazzo
questo è Masterchef. Chi è lei? Cosa fa? Cosa vuole? Salve Daniele. Ciao Daniele. Daniele, ma non tu. Cosa ci hai portato? Siamo ingrediente segreto. Wasabi puro. Perché? Ma tu sei fuori. No, no, il wasabi è d'un piccante. Che fa questo perché? Perché so che al principe piace il wasabi, quindi lei deve obbligatoriamente intingere una porzione abbastanza abbondante di wasabi con un bel... Ma sei fuori! Vuoto, perché sta indicando il vuoto. L'uramaki! Ah, l'uramaki! No, però... No. Sì, Uxami, avere camoro! Sei sta minga, vedi che muoro. Ecco. No. Tu sei fatto di ceramica dentro. Un po' meno. È normale muoio. Ma quanto ne hai messo? Come i water. Sì, magari. Così. Facciamo un bel focus prima. Sì, però se non mi sporchi il pantalone, f***a di tua madre. Ecco il momento che mi piace. Focus! No, aspetta, prima pucciolo. Aspetti però, barone. Quel pezzo vale di più o vale uno? Vale uno. No. Beh sì. Ma lei è un piece of shit. Oh yes. Yes I am. Non mi infilare le dita in bocca però. Amazing. Poco. Amen. Ha tirato una madonna. Fratello. Ma sei matto. Le serve qualcosa per dissetarsi? Allora gli consiglio questa speciale borraccia dei rap, grazie alla quale potrà aromatizzare l'acqua. La cosa bella è che l'acqua contro il piccante non serve a un cazzo di niente. Questa è la cosa bella, che l'acqua col piccante non serve assolutamente a niente. Punto con cosa? Questo speciale pod. Si muova prima che... Perché funziona in una maniera molto interessante. Ma che pubblicità è? Scusa, che sponsore! Questo speciale pod con il quale... Ma che sponsor! Si muova prima che... Perché funziona in una maniera molto interessante. Grazie alla percezione retronasale, il tuo cervello, aspirando l'acqua, sarà convinto di bere una bevanda fruttata quando sarà della semplice acqua. Che tecnologia spaziale! So refreshing! E vi dirò di più! Sta avendo un embolo! Con il codice sconto GENTLEMAN avrete il 10% di sconto su tutti i prodotti presenti sul sito. Per ulteriori informazioni leggete la descrizione. Proseguiamo! Ma scusi, barone, ma tutta sta stronza devo fare solo io? Ma Muzzi va bene. Ma gli occhi rossi, ma per forza, ma sei fuori. Ma gli ha messo un cucchiaino intero di wasabi. Ma che cazzo è, ma sei matto. Cioè, ma te partiva, a me partiva le corne, cioè. Oh, piano. Animale. Conter, guardami. Conter? Sono io il conte. Ma lei... Che animale pensa di essere? Ma lei beve, non mangia. Sarà OMG. Mica diventato un elefante. OMG. Bravo, molto bene il sushi. Ho raggiunto i 75 pezzi di sushi. Oh mio Dio, io quanto sono, Counter? Ci faccio entrare il prossimo alimento segreto. Che cazzo? Prego, Daniele. Abbiamo adesso del... Cioccolato. Oh, Nutella. E sa perché? Ma scusa, perché a Lazzarini il cioccolato ha coso il wasabi? Perché il dolce salato è la miglior combinazione del mondo. La miglior combinazione del mondo. Mondo. Come mai il cioccolato è capitato al coso? Scusate, c'è una rana. Che schifo. Ma che schifo! Schiacciata! Deve scegliere anche per me il pezzo di sushi. Giusto, glielo intingo io. Sia moderato. Dolce salato con fritto. Ah, ma non dovrebbe intingerlo nella soia? Non dovrebbe farsi i cazzi suoi. Cazzo soia. Ogni scarrafone è bella mamma soia. Esatto. Non mi scappa. Ora aspettiamo la reazione e capiamo com'è. OMG. Amazing. Again. Vuole lasciarla qui? Vuol dire un'altra. Sono stato 2 anni in Inghilterra, ma che cazzo. Again vuol lasciarla qui. Studiato. Un secondo che il duca mi sta. Un secondo che. Ho perso il titolo immobiliare. Immobiliare? Sono
sono un barone? No, perché lo è lei. Sono un duco? No, perché lo è lui. Sono un principe? No, perché lo è lui. Quindi io sono un... immobile. Prego, prezzi. Riprenda il counter. Sapete, miei cari nobili colleghi, che io vengo spesso qui al Castello Nuovo, ma mai ho potuto provare le cornie come quelle di questa barca. Sapete perché? Perché? No, perché questa non è una barca, è lo yacht Gentleman. Quindi, se voi venite qui al Castello Nuovo e ordinate lo yacht Gentleman, vi arriveranno esiste. Questi meravigliosi pezzi esclusivi solamente per voi, che non trovate sul menu. Menu. Che amazing. Figo, gli abbiamo fatto una barca personalizzata. Lei non parla più. È entrato in trance agonistica ancora una volta. Ah, si accompagna. Pensi che una volta gli è successo mentre faceva una gara sull'oceano ed è entrato in trance atlantico. Che tristezza, Merlo. Complimenti. Li porga al duco da parte mia. E sa che stavo facendo una gara con il signor Merluzzo, appunto. Come mai? Perché è un pesce. Ah, complimenti, li faccio arrivare al duco. Che tristezza. No, dai. No, basta. Sono dei carabati. Sì, abbiamo raggiunto i 100 pezzi di successo. No. Vabbè, ci faccia entrare il prossimo ingrediente, Daniele. Che tocca al Merlo. Questo è unicum. Unico, sono tre in duca. Ah, beh. Cioè, prego, signor. Prego, devo finire tutto prima di proseguire. Io sto andando avanti a prosecco, direi che è il top. Cosa fare un goccetto e via? Ah, ma farei un applauso al nostro duco, senza timore. Molto bene. Ma quindi la cosa più di merda se l'hai presa Burri. Proseguiamo. Sto a posto, duco? Lei ha già finito il ponte. Anche la barca, ora che sto notando. Lei ha dei problemi, lo sa. OMG. OMG, TSO, amazing. Sì. Quanto sushi abbiamo mangiato in totale? Barone 77. Bisogna pensare ai 120. E Barone, siamo pur sempre in tre persone contro uno. Lei comunque si sta difendendo in maniera veramente onesta. Anche perché tra un po' a noi arriverà uno stallo che a lei di sicuro non si paleserà. Lei si è data all'attività equestre, a uno stallo. Guardi che non è facile essere un cavallo, dipende tutto da come ti poni. Gli faccio... Ma che tristezza. Privare, al solito, gli dia, perfetto. Da parte del principe. No! 126 addirittura. Nuovo stratagemma! Prego, Daniele! Ma perché gli stratagemmi? Ma dove la metto io la bicicletta? La bicicletta! Cominciate a essere... Ma come quarto? Pensavo fosse solo tre. Allora... No, di nuovo a me il piccante. No, stai mica. Questo fallo. È sushi piccante. No, dai! Lei è obbligato... Ma perché sempre il piccante a burri? Ma perché sempre a me il piccante? Dalla regia, questi non valgono. Quindi fino a che non avrà finito questi pezzi, no, lei è fuori gara. Ma perché sono a me il piccante? C'è quel co pelato lì! Ma che continuiamo? Posso chiedere al barone se posso aiutare? Dare una mano, certo, al mio amico principe? Certo, certo. Perché tra amici ci si sacrifica. Ma attenzione, ho detto che ti do una mano, non che mangio. Il pensiero vale. No! No, se è tanto piccante non ce la faccio. Meglio, 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 meglio. Quasi niente, quasi niente. Quasi niente, non era convinto. Ho capito, Daniele. Ho visto che li avete mangiati tutti, molto bravi. Proseguite. Grazie. A me poi il piccante fa cagare. Che... Ah, sì, ah. Ma raga, ma lui è a 110 da solo. Ma che cazzo di stomaco ha? Ma come fa a essere a 110 pezzi di sushi? Apriamo, Sole Refreshing. Vedo con piacere che lei ha fatto un puttanaio. Ma io questo 110. Pezzo l'ho già visto sulla guida del gambero rotto. Non voglio più. Siamo 150-111. 111, quindi vi ho recuperato quasi. In realtà abbiamo staccato noi, eh. Se prima eravamo 80-50 e c'erano 30 di stacco. Posso dire la mia per una volta? In realtà di stacco ho 2,75. Beh! Ma allora complimenti! Ma si faccia entrare il prossimo ingrediente! Prego, Daniele! Prego, Daniele! Spero che hai per me dell'efedrina. Allora... Mi dispiace di non dirti, ma qua abbiamo gelato di... Oh, ma perché a me il cianuro? Perché a me il cianuro? Il gelato di riso, ma che OMG! Ma le dirò di più, siccome ho visto che lei adora la Nutella. Cosa sta facendo? E Sky.
Perché? Scarico. Gelato al cioccolato, dolce, un po' salato. Piccolo Tommy, stia fermo. Ma perché non ho mai pensato di... Danny comincia a accusare, Danny sta cominciando a accusare. Partecipa a Sanremo. Intanto facciamo un bel focus, regista. Ah, sì, sì. Fa tutto nessuno. Potete uscire tutti e fa tutto Thomas. Ma che schifo. Danny sta cominciando a accusare. Sì? Lei è un ninja da tavola o uno della famiglia Amazing? Adesso che sono qui con voi mi rendo proprio... della famiglia Manson, direi. Conto di essere uno stronzo. Non vedo l'ora di assaggiare questo sushi con il gelato alla panna. Riso, gelato di riso. Se dico panna, è panna. È panna, è panna. Danny sta accusando. Conto. Angie, amazing! Ma vediamo se hai imparato il perché. Perché? È chiaro. No. Dolce e salato è una combinazione perfetta. No. No, è che porca pipì. Dolce. Guarda Danny. Guarda che ferma immagine. Questo potrebbe tranquillamente diventare una nuova emote. Guarda che faccia Danny. Non ce la fa più. Non ce la fa più, poverino, distrutto. E gelato è una combinazione amazing. Dolce e gelato. No, sì. Dolce e gelato. Non ce la fa più, raga, distrutto. Danny ha finito. Ne mangerà altri 2, 3, 4, 5 basi o poi è finito. Poi ha chiuso. Sì, sì, Danny ha chiuso. Quando arrivi che sembri fatto, non ce la fai più. È dolce e gelato, che cosa mi fa dire? Mi confonde, ma cosa farà? Si prende burla di me. Per favore, la gran... Sembra di guardare un documentario. Oh. Oh. Mi scusi. Ehi, sono un elefante. Danny, l'abbiamo perso. Ma come un elefante? Quello è un tricheco, ma... Ehi, sono un elefante. Quello sembra più un tricheco, Danny, non per dire, ma... Anch'io so fare Paperino. Ah, ma oddio! Questo era zio Paperone. Questa da rana è diventata ranocchio. Non vorrei che gli fosse il cappotto. Avete sentito com'era morbido verso la fine? Ma dammi gli occhi! Credo che dovremmo mettere delle altre budande nelle cassette. Stasera. Ah, ma sapete che ho un'idea? Potremmo trovare il prossimo quinto gentleman, magari in un prossimo episodio, o oggi stesso proviamo a trasformare questo ranocchio in un principe. Sono partiti, raga, li abbiamo persi. Li abbiamo persi, raga, li abbiamo persi. Ma perché se mangi tanto, tutto il sangue va allo stomaco e non capisci più un cazzo, e quello è il problema. Credo, barone, che sarebbe cosa buona chiamare l'aiuto del buon proprietario, magari con della carta, perché quello che si respira adesso è un forte odore di maturità. Uffa! Lei prosegue il gelato? È solo refreshing, serve per fare un piccolo restart. Il sovrano che inizia, il restart. Perché? Che succede? Ma se nessuno mangia? Ha mangiato Chris. Ah! Quindi lei ha tirato fuori un uovo imprevisto per il Duca. Si facci entrare! Si facci entrare! Si facci ragioniere! Si facci entrare! Il prossimo! Ecco qua, voi abbiamo una pallina di riso. Beh, scusi. Che cosa c'è dentro? Ma scusa, sto... Voi abbiamo ma una Thomas, pallina di riso. Thomas, sto bicchiere lo mandiamo a CSI Miami, lo facciamo analizzare. Secondo me trovano delle forme di vita aliene su sto bicchiere, Thomas. Ma che schifo, ma... Ma che cazzo... scusi. Che cosa c'è dentro? Dentro c'è riso. Ah, ma tu sei fuori, dopo 170 pezzi di sushi, come imprevisto mi dai una palla di riso. È riso fuori e riso dentro. Esatto. Duca, non indugi. Inizi.
Duca, non in Duca. Mi è coraggioso. Sì, senza mani. Che succede, Duca? È un po' difficile da far scendere, per caso. Ah, ha un'idea, ora sì. Ehi, 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 un piccolo arresto cardiaco. Un defibrillatore, per cortesia. Di? Perfetto. 165. E noi? 175. Porca troia, ci ho recuperato. Mi avete impallato così. Oh, Conte, dai, mangia. Mi stai impallando. Ci sta recuperando. Guarda, non si ferma un attimo. Tu sei da 3 ore con gli affari, la DLG. Mangia, un stupido pelato. Mangia, stupido pelato. Ma poverino. Oh, creatura priva di calvizie. No, com'è? Piena di calvizie. Ehi, che succede, Conte? Oddio, ha scoperto di avere delle braccia. Come sta andando? Facciamo un cambio. Si fidi. Venga, signor. No, salve. Mi ero scelto apposta il posto più lontano. No! Ma lei è gigante, non me ne ero mai accorto. Mi ha oscurato. È un'eclissi. È un'eclissi. Amazing. Vuoi incrociare con me? Ma che lei da vicino? È proprio come me la immaginavo. Orribile! Ma guardali! Ma lei mi mangia la fragola, guarda che non è valida. Almeno qua fagliela mangiare, non ne vede una da una vita. Io so che il Conte preferisce la ciliegia. Anch'io. Molto bene, direi che il video può terminare qua. Il Duca, signori, è finito. Mi lasci dare la mano, veramente complimenti. Ma che schifo, cosa aveva in mano? Guarda Perlut, si guarda schifato. Che cazzo aveva in mano? Sto a far curare comunque. Signor Barone? Signor Barone? Chi è? Lei non ha l'ipotalamo. Sai cosa però? Una scabbia, perché mi ha appena dato la mano. Scabbia. Lei si fidi? Che adesso recuperiamo. Ufficialmente pareggiato. Ma come cazzo è possibile? Ma come? Ho pareggiato, davvero? Sì. Dai, oh compa, dai. Sa che credo di avere anch'io un ranocchio. Una volta ho scambiato il tofu con il tufo. Ora non ho più i denti. Chi? Io lo passo. Lei nel dubbio io lo passi. In tofu con? Passi, poi glielo spiego. Da parte del principe. Ovviamente. Quanto stiamo? 97 per voi, 184 per voi. Su! Ah! Prendere aria, scusate. Sì, ma secondo me parla il buco. Mi sfracassa il buco. Vale, ciao, sì. Non credo che Daniele apprezzi. Chi è Daniele? Come chi è Daniele? Quello che ti ha portato i piatti fino adesso, amore! Ma che cazzo! Io credo che Daniele apprezzi. Chi è Daniele? Ma come? Ti ha portato i piatti finora! Ah, Daniele, ciao! Io è partito? Si ripartì, ma ci ha messo un giro! Ma come? Come? Come, scusi? Io è partito? Si ripartì, ma ci ha messo un giro! Che lingua è, scusami? Bene, ti ha capito. Mitra Duca. Sì, ha detto. Cavolo, mi avete raggiunto? Mi avete preso in giro? Madonna santa! Che animale sono? Un trichetto. Un barone. Non sono un trichetto. Piccante? Simmo, grazie per i due, trovi per male, palatino. Non penso di essermi mai fatto così tanto male in vita mia. Morso non mi sono morso la lingua. Guancia? L'ho masticata. Oddio. Ah, amazing. Pezzi di sashimi. Paolo, mi potete controllare la lingua? Mi sa che mi sono staccato un pezzo. Oh, porca miseria, dategli un'occhiata. Ma abbiamo un piccolo infortunio da reale, Ho staccato un pezzo. Vediamo. Carpaccio! Dopo l'infortunio del Duca! Facciamo un piccolo recap, quanto siamo, regia? 190. Ma Merlot si fa sempre male durante le gare, scusami, non ho capito, cioè, è un'abilità più unica che rara. E prima è cascato dalla sedia, ora si è mangiato un pezzo di lingua, ma si fa sempre male il Merlot. 190. Ma non possiamo mica fermarci qui!
Non possiamo vincere tutti. Oh! Chiedo scusa. Il duca mi è infortunato, il principe è pieno. Ma il conte sicuramente ha ancora posto per uno. Conte! 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 Siamo conte, tutti conte! Oddio. Co-conto. Però come Vegeta, prenda la mia energia. Le do la mia energia. ¡191-190! Avete praticamente vinto? Sì, io già cioè, getto non ce la faccio più. Lei è stato proprio partorito dal diavolo. E con l'ultimo pezzo di sushi inzuppato nella Nutella, così mi faccio anche il dessert, dichiaro concluso questa challenge. Questa 500 pezzi di sushi challenge 3 contro 1 vinta da il signor Barone di Marinduzzo. Ci ha pensato su quale fosse il suo nome? Ma raga, ma 192 pezzi di sushi! Ma raga, ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma impressionante, raga, ma 192! Ma io quando ne mangio 30 sono pieno! Ma come cazzo ho fatto a mangiare 192 pezzi? Ma è una roba allucinante, raga, ma che cazzo! Che schifo, è partito un Bread Alien dalla bocca? Ictus. Ah! Ah! Voglio chiudere il video ovviamente, parlando solo io perché i miei colleghi sono purtroppo deceduti in carbacoma, io sono fresco come una rosa, quindi ringraziamo IRAP per aver sponsorizzato questo video. Ricordiamo che se volete acquistare questa speciale borraccia appunto lo potete fare utilizzando il link che trovate in descrizione. Ringraziamo anche il ristorante Castello Nuovo che si trova a Milano, aperto dal 1989, pensate un po'. E ovviamente ci vediamo al prossimo episodio con i gentleman che troverete. Ma non era cambiato il plurale. Barone, gentleman. Aveva imparato. Allora, prima di dire tutto ciò, ricordiamo appunto che... Ah, ragazzi, 192 pezzi di sushi sono una roba allucinante. Ma allucinante. Cioè, per me è fuori dal mondo. Io non so come faccia a mangiare così tanto. È vero che effettivamente ci sono delle tecniche precise per mangiare tanta roba. Ci sono delle tecniche. Beh, 3.8 kg è una roba simile. Cioè, raga, guarda che mangiare 3 kg, 4 kg di roba, ma è assurdo, raga. È assurdo a dir poco. Cazzo, ci guardiamo. Cos'è che avevo preparato? No, questo lo stavo andando io per i cazzi miei. Ah, volevo vedere una cosa, per curiosità. Ho ingrandito oggetti quotidiani, test della fotocamera. Non c'entro un cazzo, però volevo vederlo per curiosità. Salve a tutti, sono Ruby Chanet. Quanto da vicino possiamo osservare un oggetto mia? E quanti dettagli possiamo vedere? È una pasticca effervescente? Figa, non l'avevo questa mai vista così. Questa è conosciuta come lente sniper e il suo aspetto unico fa presagire una funzione particolare. Non la usiamo spesso nei nostri scatti, ha aree di utilizzo molto ristrette, poiché i valori F sono molto alti negli scatti macro, ha bisogno di molte fonti di luce. È presente anche un anello a LED situato davanti all'obiettivo. Ci permette di andare in aree normalmente inaccessibili. Un paio di idee sulle aree inaccessibili e di scattare da diverse angolazioni, come l'interno di un salmone norvegese o un pantalone e la sua tasca posteriore, così come questi granelli di sabbia all'interno, un maglione, delle carte da gioco. Potrebbe essere utile da usare per capire com'è possibile che ogni volta che io metto un maglione nell'ombelico mi compare un secondo maglione. Questa è una domanda esistenziale che penso non avrà mai risposta. Non si sa come sia possibile. Io d'inverno ogni volta che metto un maglione di lana dentro l'ombelico me ne compare un secondo perfettamente fatto e formato. Non riesco a capire come si fa. Tra l'altro, anche se ho una maglietta sotto, comunque nell'ombelico mi appare una palla di lana. Secondo me, dentro il mio ombelico ci sono tipo degli operai orientali sottopagati che si fottono la lana e cominciano a creare. Se no non mi spiego. O un aspirapolvere che non viene pulito da tempo. Ma che schifo.
Oggi non useremo solo questa lente, ma abbiamo anche un'altra lente ultra macro che ci permetterà di guardare più da vicino e, oltre a queste, una macchina fotografica microscopica che può ingrandire gli oggetti fino a 1000 volte. Bello. Diamo inizio allo spettacolo. Questa carta a me appare gialla in questa stanza, ma a voi non apparirà gialla. Lo schermo su cui state guardando questo video, infatti, può mostrare solo la luce rossa, quella blu e quella verde, ma non mostra mai la luce gialla. Non c'è modo di produrre lo spettro dei colori gialli sugli schermi. Mentre io vedo un'autentica luce gialla in questa stanza, voi ne vedrete una falsata. Poiché la lunghezza d'onda della luce gialla rientra tra il rosso e il verde, tutto ciò che il vostro computer o cellulare deve fare è trasmettere un po' di luce rossa e un po' di luce verde allo schermo. Se vi avvicinate al vostro schermo a una distanza di un 180° di metro, ecco come vedrete la luce. Ora, se guardate lo schermo strizzando gli occhi a sufficienza o se aumento un po' la sfocatura, posso ingannare di nuovo la vostra retina e farvi vedere il giallo. Dal momento che i nostri occhi non riescono a catturare abbastanza dettagli, vediamo piccoli pixel rosso-verdi come gialli. Probabilmente non sapevate che le banconote contengono del ferro al loro interno. Viene fatto per motivi di sicurezza. Qui ora abbiamo un frullatore e lo useremo per cercare di separare il ferro dal resto della banconota. Va bene. Oh, raga, sarà però come content frullare i dollari, non l'avevo mai visto. Avvicinando il magnete, il ferro all'interno si separa. Ci sono molti altri indizi per capire se un dollaro sia vero o falso. Se grattiamo con il dito... Fa molto ridere anche Danny vs Thomas al sushi. Verso la fine Danny sembra il meme del roditore con gli occhi sbarrati mentre guarda Thomas ingurgitare il cibo. Ragazzi, ci guardiamo anche lì, grazie per il cibo. Su George Washington possiamo percepire un suono e sentiremo una texture più spessa. Inoltre, con una carta normale, se traccio una linea con un pennarello, vedo che il colore non si stende allo stesso modo. La parte iniziale della linea è più piena. Se faccio la stessa cosa sulla banconota, il colore si stende in modo uniforme. Man mano che guardiamo più da vicino la banconota, vediamo che le linee su di essa non sono perfettamente nitide. L'inchiostro è sparpagliato, 75% cotone, 25% lino. La Federal Reserve dice che la durata media di una banconota da un dollaro è di 6 anni e mezzo, in relazione all'usura e allo sfregamento. Dato che ho menzionato i pennarelli, guardiamone uno più da vicino. Il colore verde sulla punta del pennarello può essere visto su una scala macro. Le penne hanno una sfera nella parte iniziale e quando una penna tocca la carta, sì, la sfera sull'interno sfrega contro l'inchiostro e colora la carta mentre si muove. Quello è figo da vedere. I piani sono molto diversi da come si pensa quando vengono visti in scala macro. Anche il pane, la sua struttura bucherellata, appare così vista da vicino. Ma cosa succede se ammuffisce? A volte le parti verdi del pane ammuffito vengono tolte e si mangiano le parti cotte. Ma anche se è verde solo in parte, tutto il resto del pane è in realtà ammuffito. Non c'è alcuna parte pulita. La muffa è un fungo e si diffonde rapidamente in ogni parte del pane. Si può pensare alla struttura fungina filamentosa lunga e ramificata chiamata ife, non visibile all'occhio umano, come a una ragnatela di muffa. Anche se non possiamo vederla totalmente, la diffusione delle spore della muffa all'interno del pane è un processo che dura solo poche ore. Questa è una bustina di tè aromatizzata alla rosa canina e la sua dissoluzione nell'acqua bollente. Questa è una fragola. Le dozzine di punti gialli su di essa sono i suoi semi che darebbero vita a nuovi frutti se germogliassero. Una ragnatela appena tessuta. E questa è una Blaps letifera, comunemente conosciuta come scarabeo nero, i cui artigli affilati sono rimasti impigliati in una ragnatela. Ha iniziato a muoversi appena l'abbiamo tirato fuori. Sta facendo un TikTok, in effetti. Il ballo è quello, voglio dire. Le movenze sono quelle. Dalla ragnatela. E dato che gli piacciono i posti bui, non sopporta le luci dello studio. E questa è una coccinella. La maggior parte delle persone probabilmente non sa che aspetto hanno le loro ali, nascoste sotto il guscio lucido. Sta facendo breakdance, anche questa qui sta facendo un TikTok. Una vespa morta. Se fosse ancora viva, sentiremmo il ronzio delle ali sbattute 230 volte al secondo. Possiamo vedere peli, ciglia e baffi che la ricoprono. Le api hanno occhi composti. Gli occhi composti sono una struttura a nido d'ape formata da migliaia... Le api hanno gli occhi a nido d'ape. Scusate. Di unità. Possiamo capire che è femmina dal suo pungiglione. Solo le femmine ne hanno uno. Quelle che sono chiamate api mellifere di solito muoiono dopo aver punto altre creature come gli umani, perché la pelle dei mammiferi è molto più spessa e multistrato rispetto agli invertebrati come gli insetti. Anche se l'ape cerca di tirare fuori il suo pungiglione, non ci riesce e, come risultato dello sforzo, il pungiglione strappa gli organi interni e l'ape muore. Ed eccoci al momento conclusivo. Ho qui una macchina fotografica. Fede, grazie per i 10, mi trovo a parlare. Mille volte più vicini agli oggetti. Cominciamo con un'osservazione a
50 per. Potete vedere i motivi su un paio di pantaloni. Mi avvicino ancora di più. Passo da 50 per a 1000 per adesso. Potete vedere i motivi separatamente in un formato molto grande. Madonna, i pantaloni in realtà hanno questo aspetto. Questo è un maglione a 50 per. Ora ingrandirò di 20 volte e ora siamo a 1000 per. Il maglione sembra una palla di pelo. E questa è una maglietta fatta principalmente in cotone. Osserviamo i miei palmi a 50 per. Si può vedere ogni dettaglio. Che schifo, che impressione! Questa roba. Ora mi laverò le mani per 20 secondi. Mi chiedo se vedremo dello sporco una volta finito. C'è quella roba. Ecco il mio palmo dopo averlo lavato. Lo sporco è ancora lì, incredibile. Trasportiamo sporcizia invisibile ovunque. Fa parte della nostra vita. Non è visibile a occhio nudo, non dovrebbe esserci. Guardiamo i miei capelli. Partirò da 50 per. Le ciocche di capelli sono come belle viste ingrandite. I capelli sono come un ammasso di fili. Sembrano di metallo visti così. Passiamo. Sembra una barba. Rete metallica. Interessante, è proprio come i capelli. Diamo un'occhiata a una barba di 3 giorni. Possiamo vedere che i bordi che sono figo tagliati. Che avrebbe esce. Un aspetto più morbido se fosse cresciuta di più. Ora mi raserò a fondo. Vedremo ancora qualcosa dopo la rasatura? Pensavo di essermene liberato, ma dato che la foto è davvero molto dettagliata, sembra che avrò bisogno di un'altra rasatura. I bordi sembrano ancora più taglienti ora. E questo è il momento in cui una goccia di sudore si forma sulla mia mano durante una lunga ripresa. Ble ble. Aghi e siringhe sono la follia di molte persone. Questo è il momento in cui una siringa entra nel mio corpo. Abbiamo visto molti oggetti della vita quotidiana da prospettive diverse. Il mondo in scala macro è molto diverso. E siamo così alla fine di questa particolare esperienza e continueremo a sperimentare nuove prospettive con i video e con i documentari che gireremo in Giappone, Pakistan, Giappone. Yakuza e Burundi. Grazie per la visione. Sono Rui Chenet. Sono un documentarista indipendente e continuerò a viaggiare per il mondo con il mio team per portare informazioni preziose. Lui è quello che ha fatto il video della città a meno 70 gradi, tra l'altro. Un gran bel video. Un attimo che vado al cesso, papere.